Il cielo e la terra sono meno lontani di quanto si possa immaginare, perché tutto ciò che accade sulla terra è spettacolo continuo per il cielo. In cielo, che è il luogo della perfetta liturgia divina, si commemorano anche certi anniversari, e tra questi un giorno privilegiato è il 7 ottobre 1571, data della vittoria della flotta cristiana contro l'Islam a Lepanto. Quella vittoria fu dovuta al valore dei combattenti cristiani che affrontarono un nemico feroce e potente con la ferma determinazione di vincere o morire. Molti morirono, ma l'armata cristiana ottenne la vittoria. La ragione della vittoria, però, più ancora che nel valore degli uomini, sta nella forza spirituale di un uomo che creò la Lega Santa Cristiana e la assisté giorno per giorno con la sua preghiera, San Pio V. Come ricompensa della sua fede e della sua fiducia, il Papa ottenne dal cielo di conoscere a Roma l'esito vittorioso della battaglia nel momento in cui essa si concludeva a migliaia di chilometri di distanza. Pio V attribuì il merito della vittoria non a se stesso né al valore delle armi, ma a colei a cui tutto aveva affidato. Perciò ordinò che nelle litanie lauretane si aggiungesse l'invocazione Auxilium Christianorum ora pro nobis e fissò al 7 ottobre una festa in onore della Madonna del Rosario. Allo stesso modo, la Repubblica di Venezia fece dipingere nell'aula del suo Senato questa iscrizione: non il valore, non le armi, non i condottieri, ma la Madonna del Rosario ci ha fatto vincitori. E il venerabile Papa Pio XII, in un discorso pronunciato il 7 ottobre 1947 a un gruppo di senatori e rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, affermò che il 7 ottobre è un giorno memorabile negli annali dell'Occidente. In quel giorno, nel 1571, le potenze che rappresentavano la civiltà cristiana si unirono per sconfiggere la colossale minaccia che veniva da Oriente nella battaglia di Lepanto. È un giorno di ringraziamento commemorato nel calendario della Chiesa non solo perché i santuari di Europa e i loro altari furono salvati dalla distruzione, ma anche perché le preghiere ordinate dal Papa San Pio V contribuirono largamente alla vittoria. La vittoria venne dunque innanzitutto dal cielo, come ogni atto buono che si compie sulla terra, perché l'uomo con le proprie forze è capace solo di male, mentre è capace di bene solo quando collabora con Dio ed è assistito dalla sua grazia. E poiché Dio per eseguire i suoi piani si serve degli angeli, si deve credere che gli angeli nella giornata di Lepanto abbiano favorito la vittoria sotto la guida della loro regina, la Beatissima Vergine Maria. Ed è perciò che il 7 ottobre in cielo gli angeli festeggiano Maria Auxilium Christianorum, Nostra Signora della Vittoria, vincitrice di tutti i nemici esterni ed interni della Chiesa Cattolica. Da allora sono passati molti anni. Il 7 ottobre 2021, tra un anno, ricorreranno i 450 anni esatti della vittoria di Lepanto. Questo anniversario sarà ricordato in cielo e noi vogliamo ricordarlo sulla terra con una solennità particolare. Il 7 ottobre 2001, un mese dopo le Twin Towers, il Centro Culturale Lepanto organizzò a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, un grande convegno per celebrare i 430 anni della battaglia di Lepanto, alla presenza di eminenti cardinali e dei discendenti di molte famiglie che avevano combattuto a Lepanto. Ebbene, fin da adesso io do appuntamento a Roma il 7 ottobre 2021 per celebrare insieme quel giorno glorioso per la cristianità. Manca ancora un anno. Ma oggi, 7 ottobre 2020, si apre quello che potremmo definire un anno giubilare. Così lo ha definito in una lettera pastorale il vescovo spagnolo di Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, che ha dichiarato: nel XVI secolo il nemico della civiltà cristiana era una realtà nell'impero ottomano. Oggi il nemico è più diluito e si è addirittura reso presente all'interno della Chiesa. Oggi gli attacchi non sono solo localizzati in un territorio specifico, ma sono penetrati all'interno delle anime.
è una situazione la nostra in cui si fa a meno di Dio e si cerca di destrutturare la persona umana, la famiglia, l'educazione e il senso cristiano della vita sociale e politica. Oggi siamo di fronte a una battaglia culturale che da secoli ne plasma principi e dogmi. Condivido questo appello a un anno giubilare e invito tutti gli amici della Fondazione Lepanto a unirsi a noi sotto la protezione della Madonna degli Angeli e di San Pio V, modello di Papa Cattolico, anche per il secolo XXI. Ma la nostra iniziativa non vuole essere solo un atto di commemorazione, vuole essere prima di tutto una dichiarazione di guerra, o meglio una risposta ad una guerra che ci è stata dichiarata da molti secoli e a cui noi intendiamo rispondere con tutte le nostre forze senza abbandonare il posto che a ognuno di noi ha assegnato la Divina Provvidenza. Le guerre hanno sempre accompagnato la storia dell'umanità, fin dal primo momento, come conseguenza del peccato originale, ma con la Rivoluzione francese la guerra ha cambiato volto, è diventata una guerra civile, una guerra ideologica, una guerra totale tra coloro che hanno nella loro bandiera la fede, la carità e la speranza della Chiesa Cattolica e coloro che nella loro bandiera pongono i principi del 1789, libertà, uguaglianza, fraternità, intesi come valori supremi e assoluti senza nulla che li trascenda. L'idea di una guerra permanente nasce proprio dal principio rivoluzionario di pace perpetua e di fratellanza universale assunto come valore supremo. Per questo alla rivoluzione anticristiana che da allora ci minaccia è necessario opporre una controrivoluzione cattolica coerente e integrale come deve essere la nostra fede. Leone XIII nell'enciclica Humanum Genus del 20 aprile 1884 ha descritto il ruolo della massoneria in questa guerra accanita contro l'ordine naturale cristiano. Alla Rivoluzione francese seguì nel 1917 la Rivoluzione comunista e Pio X nell'enciclica Divini Redemptoris del 19 marzo 1937 ha descritto il ruolo del comunismo a cui il liberalismo massonico ha preparato la strada, affermando, Pio X, che per la prima volta nella storia stiamo assistendo a una lotta freddamente voluta e accuratamente preparata dell'uomo contro tutto ciò che è divino. L'enciclica di Pio X fu pubblicata 20 anni dopo le apparizioni della Madonna che nel 1917, lo stesso anno della rivoluzione russa, annunziò a Fatima che se l'umanità non avesse fatto ammenda dei propri peccati, la Russia avrebbe diffuso nel mondo i suoi errori. La profezia di Fatima non è ancora interamente compiuta. Gli errori del comunismo hanno contaminato come un virus malefico il mondo intero. Chi crede che dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica il comunismo sia estinto commette un mortale errore di giudizio. Fin dagli anni 60 del Novecento, seguendo le direttive di Antonio Gramsci e della Scuola di Francoforte, il comunismo ha sviluppato, dopo la guerra ideologica, un nuovo tipo di guerra, una guerra psicologica, che attraverso le armi delle parole e delle immagini mira a colpire le anime prima del corpo e nelle anime le tendenze profonde dell'uomo, i suoi sentimenti e le sue emozioni. Questa guerra è penetrata all'interno della Chiesa, perché la Chiesa, che è il nemico per eccellenza della rivoluzione, è anche il luogo in cui si formano le anime per la battaglia. Le anime dei figli della Chiesa, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, sono state vittime di un processo di deformazione. Perciò il Concilio Vaticano II, qualsiasi giudizio teologico si voglia dare sui suoi documenti, ha una responsabilità storica nella perdita dello spirito militante e nel disarmo psicologico e morale dei cattolici. Come stupirsi se oggi a questo virus ideologico e psicologico abbia fatto seguito un virus biologico, un nemico
che sembra il simbolo fisico, anche se invisibile, di questo processo di avvelenamento culturale e morale dell'umanità. Come stupirsi se alla guerra ideologica e psicologica, fabbricata in laboratorio dai manipolatori di professione, sia seguita una pandemia organizzata? I dubbi sull'origine sintetica del virus vanno scomparendo ogni giorno di più. E come meravigliarsi se questo virus ha avuto la sua origine nella Cina comunista, un paese che ufficialmente rivendica ancora le idee di Marx, di Lenin e di Mao, facendo di esse il programma per il proprio e il nostro avvenire. Siamo entrati nella fase della guerra biologica, senza che questo significhi la fine della guerra ideologica né di quella psicologica. L'anarchia mentale che il mondo vive nell'epoca del coronavirus è una conseguenza di questa guerra psicologica che agisce su quella che è stata definita la dissonanza cognitiva. Il principio di dissonanza cognitiva spinge gli individui a preferire una rappresentazione deformata della realtà alla realtà stessa, anche quando i fatti la smentiscono. Perché l'idea distorta che l'individuo si è fatto della realtà non è frutto di un'analisi logica dei fatti, ma di un sentimento viscerale che nasce da ciò che l'individuo vuole credere, o meglio, da ciò che i disinformatori vogliono fare credere all'individuo. E una di queste manipolazioni della realtà spinge a credere che l'Occidente sia causa e non vittima della guerra in corso. La guerra psicologica alimenta a sua volta una rivoluzione sociale che si svilupperà come ultima fase del conflitto per portare il mondo non verso un nuovo ordine mondiale, ma verso un nuovo disordine planetario, non verso la dittatura politico-sanitaria, ma verso il regno del caos, auspicato dal potere delle tenebre come immagine dell'inferno. Un disordine globale in cui la rivoluzione ottiene la sua apparente vittoria, ma conoscerà anche la sua sconfitta, perché la legge del creato è l'ordine e il ritorno all'ordine è il programma di tutti coloro che alla rivoluzione si oppongono. La divina provvidenza è ordine. Tutto ciò che accade è da lei previsto, permesso e ordinato, e noi vogliamo essere strumenti della divina provvidenza in questa battaglia che combattiamo sul piano ideologico e psicologico, ma soprattutto su quello spirituale, contando non sulle nostre deboli forze, ma sull'aiuto di colei che nel 1571 rese possibile la vittoria di Lepanto. Alla Madre di Dio, augusta sovrana della Chiesa militante, terribili sut castrorum aces ordinata, terribile come un'armata schierata a battaglia, Pio XII ricorda che spetta il nome di Signora delle Vittorie, e a Fatima la Beatissima Vergine Maria annunziò, dopo terribili prove che avrebbero visto l'annientamento di intere nazioni, il trionfo finale del suo cuore immacolato. Crediamo in questa promessa e combattiamo per contribuire a realizzarla. Ma è lei, la Signora delle Vittorie, che organizza l'esercito, che sceglie i capi, che definisce i tempi, i modi e i luoghi delle battaglie. Noi con questo messaggio vogliamo solo rispondere all'appello che viene dal cielo, perché il cielo non cessa mai di rivolgere il suo sguardo agli uomini che agisce sulla terra e attende la loro, la nostra risposta. Auxilium Christianorum, ora pro nobis.